Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura la cronaca, andiamo a Caorle dove una donna, si tratta di una 77enne, se l'era presa secondo le accuse con alcuni familiari e non solo. Da lì l'accusa di stalker, ora la donna ha patteggiato 6 mesi, ma sentite che cosa è accaduto nel servizio di apertura del nostro telegiornale. Aggressioni verbali, minacce continue, insulti. Le vacanze al mare erano diventate un tormento per una famiglia originaria di Caorle che si è ritrovata a fare i conti con una apparente molesta. Fioretta Nelli Cecconi, classe 1942, originaria di Spilimbergo, ma residente in Francia. In Italia è domiciliata a Caorle, dove trascorre le vacanze in lungomare Trieste. Stalking, lesioni, violazione di domicilio, minacce, violenza privata e violenza nei confronti di pubblico ufficiale sono reati per i quali ha patteggiato 6 mesi, pena sospesa, nell'udienza preliminare del GUP Monica Biasutti. L'accordo è stato raggiunto tra il PM Andrea Del Missiere e l'avvocato Laura Ferretti nella sentenza che la fine del processo in udienza preliminare contribuisca a lenire gli attriti familiari. Da 8 anni la donna ingiuriava ripetutamente una coppia di coniugi, lui iperteso, provocando loro stati d'ansia e paura. Vi ammazzo, vi distruggo casa, era la frase ricorrente. Inutile l'ammonimento firmato il 14 aprile 2017 dal questore di Venezia. La donna ha continuato a insultare le vittime. In un'occasione, entrata nel loro appartamento, spintonandoli e sedendosi sul divano, cominciò a insultarli con parolacce. Dicevano che erano contadini, con la casa al mare, ignoranti. Quel giorno era il 29 luglio del 2018. La coppia fu costretta a chiedere l'intervento dei carabinieri. La Cecconi, pur nulla intimorita dalle divise dell'arma, cominciò a dimenarsi per non essere accompagnata in caserma. Strappò a metà un documento che il vice brigadiere stava esaminando e minacciò di denunciare i militari. Fece anche cadere a terra con uno spintone la padrona di casa dopo essersi introdotta nella sua proprietà scavalcando una siepe. Prese per i capelli un'altra parente e mentre si trovavano tutti nella stazione dei carabinieri la minacciò: attenta a te, vedrai cosa ti capita. L'ultimo episodio risale al 3 novembre dello scorso anno, quando minacciò di bruciare l'appartamento che si trova sotto il proprio alloggio. Cambiamo decisamente pagina, andiamo a Noventa di Piave per parlare con l'onorevole Andreuzza. Aldo Curtarelli l'ha intervistata, ha parlato appunto del governo, delle problematiche che ci sono con i 5 Stelle. Andreuzza, appunto, esponente della Lega. Siamo disposti a mediare, ribadisce l'onorevole Andreuzza, anche con la Cina per cercare di trovare strade appunto aperte alla nostra, ai nostre finanze, le finanze italiane. Sosterremo, dice, le opere importanti. Ma sentiamo le parole dell'onorevole Andreuzza. Onorevole Giorgio Andreuzza, la TAV, la Cina, ci sono dei punti importantissimi per il nord che lavora, il nord che investe e che per cui ha bisogno di infrastrutture ma anche bisogno di regole. Senza nulla togliere al sud, ma purtroppo le necessità di chi lavora e chi lavora le sa. Ecco, mi sembra che questi rapporti con i 5 Stelle, però, secondo lei, visto che i giornali ne parlano, ma meglio di lei. Ma allora, per noi sono temi importantissimi che fanno leva all'economia del paese, allo sviluppo, all'apertura di un mondo importante dove l'Italia può essere protagonista, questo è assolutamente in dubbio. Sappiamo che c'è in corso una profonda trattativa tra quelli che sono i nostri, diciamo, leader politici, un continuo dialogo, ci sono delle posizioni diverse, però credo che attraverso il dialogo si possa trovare la mediazione. Credo che nessuno voglia far regredire questo paese, ma lo si voglia far mediare. Ovviamente anche noi siamo disposti a fare tutte quelle valutazioni sui costi e benefici che servono a far sì che le opere si fanno e ovviamente siano ben spesi i soldi dei cittadini. Credo che anche qui sia veramente una questione di tempo, però per quanto riguarda la Lega noi convintamente continueremo a sostenere l'utilità delle opere importanti. Ecco, andiamo verso gli europei, la Lega come così ha già in mente i candidati, come siete? Siete già pronti? Ma allora sicuramente siamo pronti a lavorare per questa sfiga e raggiungere un obiettivo importante, cioè per la prima volta ad andare in Europa da protagonisti, per cui no, fare in modo che l'Italia non sia più quella nazione che va con il cappello in mano, ma che determini quelle che sono le linee politiche europee, che
ci avrebbero fatto molto comodo, per esempio anche nelle scelte che abbiamo preso in questa finanziaria, dove con l'Europa abbiamo visto che la trattativa non è stata semplice. Ovvio che, sapendo che oggi i numeri della Lega sono favorevoli, dobbiamo sicuramente, e qui abbiamo il nostro capitano Matteo Salvini che dovrà fare un ottimo lavoro per scegliere i candidati giusti, competenti, rappresentativi, perché si parlerà di un'Europa con una Lega, speriamo, le auspichiamo, importante nei numeri e sicuramente nella qualità. Ecco, le faccio entro nel mondo della Lega a punta di piedi, perché cioè, mi sembra di capire che Salvini apra la società civile, nel senso che ormai la Lega ha raggiunto numeri che indubbiamente all'improvviso si trovano non, nemmeno più sostenibili con i rappresentanti che aveva prima, per cui aprire alla società civile, perché questi sono i numeri. Però all'interno della Lega c'è anche la parte più dura, cioè quella che non vorrebbe. Secondo lei chi vincerà? Guardi, io sono in Lega da più di 20 anni, dal 92, per cui ho vissuto la Lega del 3%, del 6%, con i suoi alti e bassi. E secondo me quello che sta succedendo è che è proprio un lavoro costante che abbiamo fatto, dove sostanzialmente i temi che noi discutiamo oggi sono gli stessi di 20 anni fa, hanno probabilmente invece cambiato quella che è l'opinione della gente nei nostri confronti. Per cui forse più che un'apertura della Lega nella società civile, c'è un'apertura da parte del territorio nei confronti della Lega, che comincia a sostenerla, a capirla, si avvicina. Nello stesso tempo noi siamo disponibili a arricchire quella che è la nostra squadra, ovviamente le competenze, la qualità delle persone, i contributi che possono portare sono fondamentali, perché questo partito che cresce ovviamente deve essere un buon partito e responsabile soprattutto. E ora parliamo invece ancora di politica e con l'esponente di Casa Pound, Tino Bozza. La Casa Pound Venezia si prepara per le prossime europee, Lauro Nicodemo ha voluto sentirlo. Ci troviamo nella redazione di Media 24 con il responsabile di Casa Pound di Venezia, Italia, signor Bozzatino. Salve a tutti, grazie dell'ospitalità. Avete incominciato a raccogliere le firme per essere presenti alle prossime elezioni europee. Dove fate la raccolta delle firme e soprattutto qual è l'elemento che viene caratterizzato il vostro movimento per queste elezioni europee? Sì, noi da diverse settimane abbiamo iniziato appunto questa raccolta firme in tutto il territorio nazionale. Noi di Casa Pound Italia Venezia le effettuiamo tramite i nostri banchetti e gazebi tutti i fine settimana, sparsi un po' in tutto il territorio della città metropolitana di Venezia. Il nostro fine è appunto raccogliere un numero non indifferente di firme per poter presentare la nostra lista alle prossime elezioni europee. E noi siamo assolutamente, da anni ci battiamo per poter uscire dall'euro e da questa comunità europea, che non ha niente a che vedere, secondo il nostro punto di vista, con l'Europa delle nazioni e dei popoli europei. Un esempio, la Brexit inglese, dell'Inghilterra, oggi della Gran Bretagna, che sta attraversando una fibrillazione politica, economica non indifferente, questa uscita dall'Europa, pur non essendo mai stata proprio che pertenesse al sistema monetario. Questo non potrebbe portare delle forti fibrillazioni per quanto riguarda il sistema economico, sociale e politico del nostro paese? Sicuramente l'uscita dell'Italia dall'Europa provocherebbe sicuramente una forte tensione un po' in tutta la comunità europea. Però ripeto, noi consideriamo questa Europa un'Europa fatta da speculatori, da banchieri, che non hanno nessun interesse a difendere le istanze e i progetti dei popoli che fanno parte dell'Europa.
l'Inghilterra, la Gran Bretagna non è mai entrato, non ha mai adottato l'euro intanto, e nonostante ci sia già da più di un anno questa concertazione per uscire dall'Europa, nonostante quello che si sente dai media, dalla stampa, dalle televisioni, in Inghilterra le cose non è che vadano così, anzi la disoccupazione è molto bassa e il lavoro, anzi il lavoro oltre che a esserci, attrae sempre maggiori persone da un po' da tutto il mondo che cercano nella Gran Bretagna un futuro per se stessi, insomma. Ora andiamo a Bibione, il sindaco di San Michele Tagliamento Bibione, Pasqualino Codognotto, parla di Piazzale Zenith, di fatto un parcheggio, in realtà una grande piazza che si affaccia sull'Adriatico, lo trasformeremo, ribadisce Codognotto, diventerà una vera piazza sul mare. Mi permetta, sindaco, Bibione è una location che ha saputo trasformarsi nel corso degli anni, tanto è vero che le presenze hanno superato quella che prima era magari la seconda spiaggia d'Italia, Jesolo, trasformandosi. Lignano ha puntato moltissimo anche sui concerti, sugli eventi. Bibione ha puntato negli ultimi tempi e ora, come lei stesso conferma, su nuovi eventi. Serve però forse una location dove creare questi eventi o bastano il piazzale, mi permetta, Zenith, Piazza Zenith, piuttosto che lo stadio comunale? No, lei ha centrato il tema, nel senso un pale eventi che, anche se ha degli aspetti critici come gestione, come spesa eccetera, è necessario per la nostra città. Dobbiamo solo trovare la priorità, nel senso che abbiamo due cose che ci interessano tanto dopo quelle che sono già finanziate e partiranno, come il completamento delle piste ciclabili a dorsale est-sud-nord, no? Quindi lungomare più via Baselli, che è già finanziata, quindi sta andando in gara, come l'area qui vicino dell'area logistica, ma anche degli eventi importanti su terreni sintetici eccetera. Però quello che serve adesso è anche una struttura chiusa dove si possono effettivamente fare in eventi senza mai rinunciarci, e con però qualche migliaia di persone capiente. Ne stiamo discutendo da tempo questo, perché è questo secondo noi una priorità, e la seconda è Piazzale Zenith, Corso del Sole. Piazzale Zenith, questa straordinaria piazza mare, ha bisogno di essere rinnovata, restaurata, vissuta in maniera diversa. Non può essere un semplice parcheggio per auto. I posti probabilmente li abbiamo trovati lì vicino per spostare queste macchine in un ambito diverso, perché questo straordinario scenario che è la piazza a mare dobbiamo, come dire, riprenderlo in mano e dargli una forte caratterizzazione che crea una grande suggestione ai nostri turisti. La sperimentazione partirà già quest'anno comunque, anche se abbiamo ancora una platea di asfalto, perché il villaggio del mare preannunciato dal vice sindaco avrà proprio questo intento, cioè cominciamo a creare scenografie nuove per almeno 3 mesi, forse qualcosa di più durante l'inverno, agganciando anche l'autunno, quindi un polmone pulsante in una città che fino a alcuni anni fa, insomma, durante l'inverno soffriva un po' di qualsiasi presenza, devo dire. Da Bibione a Jesolo, per parlare dell'evento IT Jesolo, che punta alla conquista del turismo enogastronomico europeo. Il cibo è cultura, naturalmente, perché è espressione dell'uomo, perché è l'uomo che trasforma la natura e che la trasforma in valore. Il cibo è valore, in Italia in modo particolare, è un valore rituale, è un modo di stare insieme, è socialità ed è anche qualcosa che identitario, che distingue, che caratterizza un modo di vita. Per questo la cucina è sempre locale, regionale, legata a un particolare luogo, perché è caratteristica appunto di un modo di vivere e di uno stile di vita. Come mai la partecipazione a questo progetto? È un'idea che è un po' partita un po' da noi due ristoratori, due colleghi che abbiamo avuto questa idea di promuovere la cucina antica, le vecchie tradizioni, le cose che non si mangiano più nei nostri ristoranti. Abbiamo un
un giacimento meraviglioso che è la Laguna Veneta, ci siamo ispirati a questa favolosa iniziativa e così abbiamo iniziato a proporre, a creare e a produrre i piatti della tradizione veneta. Come sono accolti? Sono accolti con grande curiosità, perché moltissimi non sono conosciuti oppure sono anche abbastanza particolari nei gusti. Se pensiamo che andiamo a colpire la cucina dell'Ottocento, del Novecento, del Settecento, però c'è molta curiosità, perché in mezzo a tutta questa innovazione, a questa creatività, andare alla ricerca di una tradizione curata e ben eseguita fa sempre molto piacere. A Ponte di Piave, Ascotrade, l'importante azienda che opera nel nord-est, punta con il prossimo sindaco su Paola Roma. Siamo con il presidente dell'Ascotrade, Busolin. Lei è qui all'inaugurazione della sede di Paola Roma, ex sindaco di Ponte di Piave, poi il commissariamento eccetera, si è riproposta. Come va la sua presenza qui? Beh, innanzitutto perché siamo amici di Paola, siamo una grande famiglia, la Lega è una grande famiglia, quindi è chiaro che in questo momento, dove abbiamo 56 sindaci nella nostra provincia che vanno al voto tra qualche mese, è chiaro che li sosteniamo. Paola è sicuramente una dei migliori candidati di quelli che lanciamo in queste settimane. Lei dice Paola ex sindaco, ma Paola sarà il nuovo sindaco, non c'è ombra di dubbio che se lo merita, ha fatto una grande battaglia, è stata tradita, diciamolo che è stata tradita, e quindi si sta ripresentando con una squadra nuova, con la Lega al suo fianco e sicuramente con i cittadini di Ponte di Piave al suo fianco. Paola è il futuro di Ponte di Piave e per i prossimi 5 anni dovrà essere ancora il sindaco di questo paese. Ecco, detto da un presidente di una grossa azienda, dà ancora più spessore a questa campagna elettorale. Ma guardi, noi siamo gente abituata a lavorare, questo è il nostro mestiere. Il nostro è un incarico sicuramente dato dalla politica, ma siamo lì per lavorare, io lo faccio da 10 anni in questa azienda, facciamo crescere l'azienda e i risultati ci danno ragione, ma l'importante, ed è il suggerimento che mi permetto di dare a Paola quando mi ascolterà, anche se non ne ha francamente bisogno, è quello di non mollare mai. Bisogna sempre affrontare le difficoltà che ogni giorno arrivano, noi le viviamo nel mercato, nel nostro mercato, Paola da sindaco le vivrà sicuramente con i suoi cittadini. Difficoltà che oggi i cittadini hanno sono tantissime, ma Paola è la persona giusta, ha il carattere giusto, la grinta giusta per dare una mano. E non vorrei sottovalutare e dimenticare, diciamo anche questa cosa, che la continuità politica, il comune, la provincia, la regione, il governo è sicuramente una carta in più per i cittadini di Ponte di Piave. Quando il sindaco avrà bisogno di chiedere anche risorse economiche, la continuità politica è sicuramente un vantaggio. E adesso invece gli scatti dal territorio, c'è Vinicio Scortegagna con Fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna, a voi tutti, per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale. Vi ricordo che potete seguirci, come sempre, sulla pagina Facebook di Media24. Salutiamo anche quanti ci stanno seguendo attraverso i nostri social network. Ci ritroveremo con le altre news. Buon proseguimento con la nostra rete.